sapeva il suo destino, al mago e alle sue carte, che si dipingevano di rosso quando i ricordi, quando i suoi mostri svanivano dalla sua mente. A Vicchia Top con grande piacere diamo il benvenuto a Giuseppe Cucè. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie per l'invito. Ciao a tutti. Raccontiamo e cerchiamo di rimanere così in bilico su questo fragile equilibrio, perché a quanto pare, insomma, non è così facile, o no? Riconoscere la propria fragilità, riconoscere le fragilità di ognuno di noi è una cosa molto importante, perché attraverso questa consapevolezza in realtà poi si ottiene una sorta di equilibrio, si ottiene quel magico equilibrio che scaturisce soprattutto dal conoscersi veramente, dal far uscire fuori ciò che siamo in qualche modo, riconoscersi soprattutto, perché spesso ciò che siamo dentro non è rappresentato dall'esterno, perché poi l'esterno cambia, noi cambiamo, invecchiamo, cresciamo, magari il nostro interiore è rimasto un po' bambino, a volte è rimasto legato a un'immagine di se stesso che è totalmente differente. Cercare proprio di equilibrare le due cose, le due facciate di te stesso, no? Quella esterna e quella interna, è un po' quello che spiego nella canzone. In Fragile Equilibrio racconto proprio questa mia fragilità, e da questa mia fragilità è uscito fuori un po' il mio mondo, tutto quello che sono, tutto ciò che rappresento in qualche modo per me stesso. L'orologio scandirà le ore della realtà, prendo respiro per non cedere a questo fragile equilibrio, per mostrarmi tra la gente, sento il respiro che fa vivere, e questo è il magico equilibrio. L'immedesimarsi nelle canzoni è la magia che crea la musica, e c'è questa sorta di riflessione di come affrontare il disagio, che è una situazione nella quale bene o male chi più chi meno ci si ritrova di tanto in tanto. Sicuramente attraverso noi stessi che in qualche modo filtriamo anche ciò che ci sta attorno. Quindi comunque è un argomento molto vasto, su chiunque può riconoscersi in questa sorta di disagio, il disagio che è tra l'altro anche naturale, normale, umano. Fondamentalmente noi siamo questo, no? Viviamo, anzi grazie a questo probabilmente esistiamo e facciamo sì che le cose vanno avanti, o comunque produciamo di più, oppure ci mettiamo sempre più in gioco. Io ovviamente scrivo a 360 gradi, partendo ovviamente dal mio punto di vista, però è un mio punto di vista che poi in qualche modo allargo, quindi attraverso anche le esperienze di altri che poi diventano in qualche modo mie, e quindi divento un tutt'uno, no? Le mie canzoni sono così, amo descrivere ciò che mi sta attorno nel mio piccolo, e con la mia visione, o con la mia percezione soprattutto. Abbiamo sempre un po' tutti questa voglia di tenere tutto sotto controllo, e quasi inevitabilmente quasi mai ci riusciamo, anche perché diventa realmente impossibile su situazioni che possono essere anche non controllate o dipendenti da noi stessi, no? È esattamente quello che hai detto, l'ostinazione nel cercare di controllare qualsiasi cosa ci accade o qualsiasi cosa ci sta attorno, in realtà è impossibile. È una lotta contro i mulini a vento, perché puoi controllare alcune cose ma altre ti sfuggono, puoi controllare una parte di te stesso ma c'è un'altra parte che invece fuoriesce, inevitabilmente la coperta è corta, da dove devi tirarla. Quindi io in qualche modo con questa canzone cerco di spiegare proprio questo attraversare del tempo, no?
quando cresci, comunque in qualche modo maturi, passi dall'adolescenza all'età adulta, affronti tutti questi disagi, affronti questi cambiamenti soprattutto che sono tuoi, personali, perché comunque il tuo corpo invecchia, inevitabilmente non hai più 20 anni e quindi non ti vedi più il ragazzino audace e sfrontato che eri prima, ma e cominci a vederti in maniera differente e devi trovare il modo di apprezzare questo cambiamento, di conviverci di trovare quella serenità, quella magia che è l'accettazione fondamentalmente. Consapevolezza forever. L'orologio scandirà le ore della realtà. Prendo respiro per non cedere a questo fragile equilibrio. Nella notte tra la gente prendo respiro per non cedere. Per supportare come ogni età è bella per quella. Esatto, quindi assolutamente sì, io non vedo l'ora di provare i 150 anni, chissà che tipo di per dire giusto per non andare troppo in là, per darsi un obiettivo. Dicono che comunque prima o poi qualcuno inventerà un modo noi siamo qui dita incrociate, vediamo che succede. Per fragile equilibrio, come vediamo, c'è supporto un videoclip che fa parte di una trilogia dove c'è un comune denominatore che è il viaggio. Sì, esattamente. Ovviamente con il regista Nanni Musico, che è stato anche lui a dirigere i precedenti video, diciamo i precedenti singoli, che poi in realtà sono La mia dea, Dimmi cosa vuoi. Abbiamo iniziato a fare questo viaggio partendo dall'abbraccio della propria madre, poi c'è un momento in cui ti stacchi da quel cordone ombelicale e sei te stesso con le tue, ovviamente, con i tuoi amori, con le tue perplessità, con le tue insicurezze, quindi in qualche modo cerchi di barcamenarti in questa situazione. E poi c'è anche in Fragile Equilibrio, siamo usciti un po' fuori, abbiamo cominciato a pensare che ci fosse in realtà un io interiore, un giocoliere, un cappellaio matto dentro di noi che fa di tutto per uscire fuori, quindi e quindi nella canzone, nel video soprattutto, si evince questo personaggio istrionico, totalmente differente dalla vita quotidiana, perché poi ci sono intervallati nel video anche spezzoni di vita quotidiana, comunque di live quando siamo in studio di registrazione, però c'è questa sorta, quella è l'anima dell'artista secondo me, quella che in qualche modo esce fuori vuoi o non vuoi, e io mi ci sono trovato anche abbastanza a mio agio con quel personaggio. Con Fragile Equilibrio un nuovo step per quanto riguarda il tuo excursus musicale, che vedrà un progetto più ampio in avanti con un album, no? Esattamente, stiamo lavorando, stiamo rifinendo, diciamo, gli ultimi brani che faranno parte di questo progetto, che probabilmente verrà alla luce a fine anno. Ci sarà sicuramente un ulteriore singolo, pensiamo tra qualche mese, ma comunque tutto questo farà comunque un concept, e quindi comunque un album, che magari un tempo si faceva che facevamo un singolo e pubblicavamo l'album, adesso il percorso è un po' al contrario, facciamo i singoli e poi a un certo punto facciamo uscire sto benedetto album. Ma è come si diceva prima, l'adattarsi all'evoluzione dei tempi, no? Sia personale che team marketing. Questa fragilità esterna, cercando di trovare l'equilibrio per cercare di veicolare la musica, che è poi la cosa più importante. Per il momento un grandissimo in bocca al lupo, e naturalmente poi ci risentiremo per le prossime avventure. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, a presto. E questo è il magico equilibrio.